Amici di YouTube, un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come utilizzare i marker in Adobe Premiere Pro in soli 3 minuti. Iniziamo subito. I marker sono delle etichette vere e proprie che noi possiamo applicare sia alla timeline, chiamata anche sequenza in Premiere Pro, sia alle clip per capire che cosa stiamo maneggiando. Come si inseriscono i marker in Adobe Premiere Pro? Ricordate, tasto di scelta rapida M di Milano. Basta questo tastino. Sì, per esempio, ipotizziamo che io ho una timeline tipo questa. Ipotizziamo che io voglio segnarmi questo punto della timeline. Bene, seleziono la timeline stando attento a non selezionare nient'altro e premo il tasto M di Milano. Guardate, qui viene aggiunto un marcatore, un pallino di default di colore verde. Se io ci clicco due volte con il mouse, viene aperta una finestra in cui posso scrivere inserire cartello. Posso cambiare il colore del mio marker, posso farlo durare anche più di un semplice frame e clicco su OK. Bene, i marker possono essere inseriti non soltanto nella timeline, ma anche nelle stesse clip. Per esempio, seleziono questa clip in cui io sto parlando dei mini tutorial. Con questa clip selezionata, premo il tasto M di Milano. Ecco qua, ho inserito un marker, questa volta non nella timeline, ma direttamente nella clip. Anche qui posso fare doppio clic sul marcatore, cambiare l'etichetta, posso inserire un commento, inserire per esempio la voce parlo di Premiere. Do un colore blu, per esempio, a questo marker, lo facciamo durare qualche secondino in più, do ok, eccolo qui, posso chiaramente anche in un secondo momento modificare la durata di questo marcatore, basta selezionarlo. Vedete, spostarlo, rimpicciolirlo, spostarlo come voglio e a questo punto ho marcato la mia clip. Oh, nota importantissima, c'è una finestra molto comoda. La finestra si chiama marcatori, cioè attiva in questa posizione. Vedete che la mia clip selezionata ha questo marcatore inserito. Questa è un'introduzione molto rapida ai marker, chiaramente l'argomento meriterebbe un corso a parte, ma questo è solo un mini tutorial di 3 minuti. Grazie per aver seguito anche questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it, ne pubblichiamo uno ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 qui su questo canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi e ad accendere le notifiche per essere sempre avvisati quando esce un nuovo video. Se vi fa piacere, www.fabioambrosi.it per maggiori informazioni. C'è anche la pagina Facebook, cercate e cliccate Fabio Ambrosi. Al prossimo video tutorial, ciao!